della Grande Esposizione Universale che si svolge a Milano, ci sono questi due grandi artisti, saranno in mostra. In mostra proprio vicino, nei pressi, in quell'Italia che i 20 milioni di turisti che verranno, 20 milioni di osservatori, non mancheranno sicuramente di visitare. E quindi saranno presenti a Villa Vadoia fino al 31 maggio nella Biennale d'Arte in Veneto e saranno presenti qui presso la Galleria San Marino, Palazzo Arzilli, Contrada Santa Croce 32, veramente una location di prestigio qui la Repubblica di San Marino, in una mostra partita oggi 19 di aprile e rimarranno in mostra fino al 30 maggio, un mese e mezzo. Quindi veramente per questi due artisti un inizio di Expo, quando chiuderanno queste manifestazioni tutte in Piazza Duomo, a dimostrare quanto l'Italia è brava nell'arte. Ne parlavo ora con il dottor Arzilli, attraverso la visione, davvero una visione, vero Giancarlo, di un'opera fantastica di tamburi, di afro, un'opera straordinaria. E vi invitiamo a venire qui a Palazzo Arzilli, a visitare questa straordinaria opera, per essere immersi in una San Marino che riesce a parlare il linguaggio dell'arte, dell'arte vera. Ci sarà il padiglione San Marino in Expo, venite prima qua a vedere la mostra. Alle spalle trovate i quadri di Alexander Kaneski, trovate quelle opere che nascono dalla visione, dalla narrazione di storie, da quelle simbologie che in un unico, in un'unica tela, in un unico frammento di tela nascono quelle visioni da trans, quelle visioni particolarmente significative per spiegare in realtà un fenomeno che solo il subconscio, collegato alla cultura, collegato alla sensibilità, collegate a tutta quell'arte che i grandi della storia hanno dimostrato e che in questo caso dimostra a Villa Vadoeri, dimostra qui a Palazzo Arzilli Alexander Kaneski. E se ci spostiamo da questo lato troviamo invece i lavori alchemici di Giancarlo Rampazzo. Vi parlavo di materiale, vi parlavo di un Giancarlo Rampazzo esattamente sotto l'icona di Burri. Ditemi voi, non perché come tanti ha copiato Burri nelle plastiche, nelle situazioni, ma perché in realtà è un grande artista che lavora sui materiali. Attraverso la Fusion Paint, che è una tecnica assolutamente registrata, che lui stesso ha inventato, una fusione particolare a fuoco, quindi davvero qualcosa di straordinario in tutto il mondo, riesce, come vedete, attraverso, persino attraverso tecniche diverse, materiche, forti, estremamente colorate, riesce a darci la suggestione, l'emozione, la forza di determinati momenti. Riesce a darci la suggestione e la forza di titoli straordinari, riesce a farci vivere attraverso i suoi colori, attraverso gli elementi cercati, attraverso questa alchemica composizione a rappresentarci dentro un momento della storia, un momento di un paese, uno stato d'animo, un qualche cosa che appartiene profondamente all'uomo e alla sua storia. Quindi un Giancarlo Rampazzo che non abbiamo dubbi, sarà nella Sala Burri con una composizione che riguarderà l'Italia, ma non vi anticipiamo nulla perché vi vogliamo vedere a Palazzo dei Giureconsulti, in questa Sala Burri dove ci sarà Giuliano Grettini, l'artista che è esposto a Palazzo Reale, che è esposto a Londra, e sarà lì insieme a Giancarlo Rampazzo e a pochi altri a rappresentare la creatività sui materiali italiani. E vi vogliamo però ancora prima, mentre venite a vedere l'Expo e quindi la Fiera dell'Alimentazione, a Villa Vadoera per vedere nella Biennale i lavori di questi due artisti e soprattutto in questa mostra. Presso la Galleria San Marino, a Palazzo Arzilli, Contrada Santa Croce 32, Repubblica di San Marino, Kaneski, Pat Antonello, Contemporary Vision, dal 19 aprile al 30 maggio, per ricominciare a respirare la grande arte internazionale proprio in Italia e proprio a San Marino. Allora. Thank you.